svitalo con il cacciabulli di Radio Immaginaria. Ciao a tutti, io sono Sara di Radio Immaginaria. Oggi sono qui per parlarvi di bullismo in un nuovo episodio di Cacciabulli. E volevo raccontarvi di ciò che è successo a me quando ero alle medie. Venivo presa in giro perché sono albanese e mi dicevano di tornare da dove ero venuta, mi dicevano che era inutile se stavo in Italia, che facevo prima di andarmene via. Fu quando in terza media che non mi invitarono ad una festa che ci rimase ancora più male. Per questo fatto qui dovetti ripetere l'anno. Io sono un bullo, o meglio quello che gli altri dicono di me. Però pensare che oggi fare due o tre scherzi, magari qualche calcio, si passa per essere bulli. Arrivano i genitori che non ti lasciano neanche parlare. E poi arriva la preside che ti dà 8 pomeriggi di punizione a badare i bambini di quinta elementare. La vera cosa che mi fa davvero stare male è come se avessi scritto sulla fronte bullo. Eccoci tornati, appunto abbiamo visto questo video che raccontava un po' l'esperienza di una ragazza che veniva bullizzata e di uno che era bullo, sono storie vere e che sono state raccontate, magari i volti non sono proprio quelli delle persone perché non tutti ci tengono a farsi vedere o a farsi sentire, però sono storie vere. Oliviero, noi sappiamo che tu devi andare via e a noi dispiace molto perché comunque sappiamo che, insomma, cioè, personalmente... Ti va bene che non sono molto onesta, però in generale perché tu ci dici delle cose molto interessanti. Qualsiasi pensiero che ti può dar fastidio non lo accetti, ho capito. Esatto. Qualsiasi critica. Dai, fammi un'altra critica. No, sappiamo che no, ci tenevi a dire qualcosa. No, io penso che non bisogna generalizzare. Io non generalizzo. Io penso che qui dentro sicuramente c'è qualcuno che ha capito bene quello che ho detto. È un fatto di individuo. È inutile fare il gruppo, cioè non siete tutti uguali, siete ognuno diversi. Attenzione, che a furia di fare i gruppi diventerete irrilevanti. Quello che vi sta succedendo è che state diventando irrilevanti. Non vi si ascolta perché non siete interessanti. Attenzione, questo è il destino di una gran parte della società, diventare irrilevante. Ok, allora noi grazie mille perché questo è un punto di vista che, cioè, noi siamo sempre molto abituati a sentire. Al di fuori di quelli che chiacchierano tanto, che vero. Invece parla. Grazie.
salvata anche da se stesso. Ma tu che fai la speaker di lavoro, sì, pensi che la radio può essere un modo per raccontarsi senza essere giudicati? No, senza essere giudicati no, perché nel momento in cui tu parli da qualsiasi pulpito, che sia la radio, che sia la televisione, che sia internet, che sia insomma anche al bar semplicemente, tu sei giudicato, quindi tutto quello che tu dici ha un'importanza, ha un valore, deve averlo. E quindi per quanto ci riguarda, naturalmente parlo ovviamente insomma del mio lavoro, in questo caso dobbiamo stare molto attenti all'uso delle parole, perché molto facilmente possono essere scambiati, cioè i concetti che tu esprimi possono essere scambiati per qualcos'altro, e quindi bisogna anche insomma, tu parli a tante persone, ma anche parlarsi ad una sola persona è importante farsi capire. E ti è mai capitato di difendere o di attaccare qualcuno? Io sono sempre stata un po', diciamo, sempre cercato di difendo un po' le cause perse. Mi piace stare dalla parte sbagliata. Quindi del bullo? Ci sedemmo dalla parte del torto. Dalla parte del torto, perché è più divertente la parte del torto. Però no, non è sempre... non volevo dire questo, ovviamente, adesso non volevo fare una battuta facile, no? Che si presta anche a facili fraintendimenti. Volevo proprio dire che mi è sempre piaciuto comunque, cioè per natura, insomma, ho sempre avvertito un grande senso di ingiustizia e ho sempre cercato di controbatterlo, ovviamente dal mio punto di vista e ovviamente con le mie forze e con le mie possibilità. Allora, io è arrivato il momento adesso proprio di chiedere a te alcune cose, però prima informati e informatori, vi avete sentito parlare? Ciao Paolo Iabichino, grazie mille per essere stato qua, ci sta facendo ciao con la mano e quindi noi abbiamo ricambiato. Allora, avete sentito forse parlare di quel caso che c'è stato a Lucca, di quel professore che è stato bullizzato dalla classe, sì, perfetto. Allora, quello lì è un video che poi è andato su tutti i social, dappertutto, e le cose non si sono messe molto bene. Allora, Ludovica, che è qua dietro, che prima gestiva la chat, ha vissuto questa situazione, e prima di chiedere a Cheyenne una cosa che vuole chiedere lei, quindi noi l'ascolteremo, abbiamo un piccolo video da farvi vedere. Sono qui davanti. Non mi faccia incazzare, però non mi faccia incazzare, mette sei. Lei non ha capito nulla. Chi è che comanda? Chi è che comanda? Si ginocchi. Pensi che questo sia un episodio di bullismo, se tu lo chiameresti così? Secondo me può essere bullismo al 60%, invece il 40% lo definire come maleducazione da parte nostra rispetto ai professori, cioè da parte degli alunni che hanno fatto quei gesti rispetto ai professori. E poi sinceramente se ne siamo rimasti un po' scioccati tutti, perché dicono gli alunni dell'ITC Carrara, è come dire sì, tutti, io, loro, tutti gli alunni, allora ci dicono tutti che siamo tutti così, ma invece non è vero, cioè nel senso. Ok ragazzi, allora come dice... Era quello che tu dicevi, al nocciolo della questione. Ok, allora io vedo... Volevo dire che comunque ai miei tempi non esisteva, perché noi eravamo terrorizzati dai professori e dalle maestre, davamo del lei quando non del voi, la maestra aveva potere di vita e di morte, adesso dico per estremizzare ovviamente, non è così, su di noi, così come i genitori. A me bastava che mio padre mi guardasse non ha mai alzato le mani su di me, ma mi guardava, io avevo già capito che dovevo subito cambiare atteggiamento. Ecco, io penso che questa autorità e autorevolezza che una volta sicuramente c'era vada recuperata. Ok, allora qua sotto sul computer vedo che è arrivata un'altra domanda, penso soprattutto rivolta a te, dagli Storiani di Cremona, che dice: sì. Parlando del caso di Lucca, il ragazzo dopo essere stato sospeso ha rilasciato un'intervista alle Iene e rivedendo le immagini sembrava non rendersi bene conto di quello che era successo, come se lo avesse fatto perché è preso dalla dinamica del gruppo, non sapeva di essere ripreso e si è sentito una vittima. Sì. È sbagliato pensare che nelle vicende di bullismo i protagonisti siano, anche se in modo diversi,
Delle vittime? No, è quello che dicevo prima. Anche secondo me sono vittime in maniera diversa, chiaramente. Questa aggressività che lui mostrava nei confronti, come avete potuto vedere, no? Nei confronti del professore, che trovo assolutamente ingiustificabile, era montata in realtà dal gruppo, dalla forza del gruppo, dalla forza che gli derivava. E poi usava questo termine chi comanda, no? Come se noi avessimo perso fondamentalmente il senso di riferimento, perché non abbiamo qualcuno che comanda, in effetti. Non ci sono punti di riferimento. E quindi è un po' come se lui e tanti altri come lui vagassero un po' nel nulla, no? Fossero un po' sospesi nel nulla. Questo non è ovviamente quello che sto dicendo, non è per giustificarlo, è per cercare di capire e di comprendere questo fenomeno. Ok, allora noi speriamo che questa cosa sia stata utile per tutte le scuole che ci stanno seguendo, che sono 11, e in tutta Italia ci seguono, dal Trentino, ci seguono da Pescara, ci seguono altre scuole del territorio qua.